Le nostre passioni ci fanno fare dei viaggi incredibili. Oggi voglio raccontarvi la storia, la facciamo raccontare a lei, di Camilla. Pensate, è un'artista quasi internazionale, è partita per Roma ma non è andata benissimo, glielo facciamo raccontare. Camilla, ciao, grazie di avermi concesso questa bella chiacchierata. No, Grazie a te per avermi invitata. Grazie. Allora, professione. Ma diciamo artista, come diceva quella canzone, profession artist. Sì. <ride> un po' poliedrica, ecco. Sono una performer teatrale, eh, canto, danzo e eh, mi occupo appunto di teatro. Che cosa in modo specifico? Sono un'attrice, attrice. attrice oh, sì. Sono un'attrice! Eh, mi è costato tanto dirlo, perché quando è iniziata la mia carriera, diciamo, circa 15 anni fa. È stato, è stato complicato dire Ok, che cosa, cosa fai nella vita? Ok, sono un'attrice. Lo dico da due anni: un anno. <ride> Forse, perché comunque ti scontri con una realtà mh, nella quale ti dicono: Ma sì, che lavoro fai? E tu ah, sono un'attrice, sì, il lavoro vero, però qual è? <ride> non è molto accettato, no? Eh, viene, viene un po'. Ha ah, Preso alla leggera, ecco. Invece, Senti, me... voglio fare un attimino un viaggio veloce, perché ho fatto l'apertura dicendo che hai fatto questo viaggio. Sei partita, perché forse anche andando nella capitale, possiamo dirlo, sì. poteva darti tante opportunità. Com sì. Quando è che hai deciso di partire? Chi ti ha sostenuto e cosa è successo? Bella domanda. Avevi <ride> eh, qualche ore quante ore avete? <ride> Allora, io ho fatto l'università beni culturali e spettacolo, giusto appunto, ho seguito sempre il mio cuore, dopodiché ho detto va bene, vado a fare la specialistica su a Roma e uh, lì è pieno di opportunità, teatro, lì è proprio la capitale è veramente molto aperta a questo tipo di, di, di lavori, insomma. E niente, sono arrivata là, i miei genitori non erano molto felici da bravi genitori sardi, eh, però io, io volevo andare. E, mh, sono arrivata lì eh, con uh, una mia ex collega di università e ho iniziato a entrare nei ritmi di quella che era la città. Che dava, insomma, Perché tu arrivi da Di dove sei? Sì, esatto. Io sono di Domus de Maria, quindi insomma un piccolo paese. Vicino a Chia? Uh, sì, vicino a Chia, e proprio lì c'è eh, proprio la. Mh, Vedi come, come cambia il flusso della gente? No? D'inverno non c'è nessunissimo, d'estate arriva un sacco di gente. Quindi. Però la città rispetto è proprio tutta un'altra cosa. È la città c'è tanta, tanta gente tutto il tempo e, e si, corre. <ride> si corre. Non eri abituata a questi ritmi? No, non ero abituata, però allora all'inizio li ho presi ok, molto bene. Wow, la città, facciamo questo, facciamo quello, 7020, ho collaborato con una grossa compagnia Uh, televisiva, ho fatto qualche spettacolo eh, qui e lì. Ho detto: vabbè, dai, bellissimo, qua possiamo iniziare a lavorare seriamente. Perché poi andavo i Provini. Eh. Eh. Sì, 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 poi ho fatto il, lo stage in regia lirica al teatro lirico di Cagliari. Sì, sì, molto bello. Ho detto: vabbè, a Roma è perfetto, ora ci sono. Solo che ho iniziato a diventare insofferente perché tu, è, tu considera che esci di casa e devi correre tutto il tempo. E stai da una parte all'altra, e quindi tornavi a casa che non avevi più voglia di fare niente. hanno <ride> iniziato a mancarmi i profumi, i colori, eh, la cordialità delle persone, l'apertura. Cioè, io uscivo la mattina, mi ricordo con la macchina, erano tutti sempre arrabbiati. <ride> e Perché? E poi ho iniziato a entrare anch'io in quel mood: un sì. Nervosismo sì. assoluto! Ti cambia un pochettino. Cambia un po' la personalità perché lo dicono sempre a Roma o ti um, come si dice? Ti amalgami bene con il plasmico sì, oppure, oppure non ce la fai e, non ce la fai, io non ce l'ho voluta fare. Dopo un po' ho ragionato e ho detto, ok, sto lavorando, sto facendo, però non mi sentivo più me. e Mi ricordo proprio una sera. Che rientravo a casa e non avevo la forza nel corpo per fare le scale. Cioè, mi tenevo attaccata al muro. Dicevo no, non, no, non è per me, ok? Cioè, non, puoi, non puoi scegliere tra la carriera e la salute sia fisica che mentale. Poi alla fine, no? Cioè, questa è la mia personale esperienza, ok? E allora ho detto, ok, Roma mh, non fa per me. <ride> Ma senti, invece la tua coinquilina, insomma, la tua compagna di università, come l'ha presa lei? No, no, lei benissimo, Ma lei si è, ambientata. Sì, sì, sì. si è ambientata. Lei ora sta facendo la specialistica, comunque è rimasta lì. Poi, tra l'altro, io l'ho mollata la specialistica perché anche no, <ride> lì. Eh, non ce la facevi più, eri no, diventata no, intollerante no, alla no, città. No. Sì, sì, non sopportavo più niente. Cioè, alla fine... Ma non hai fatto amicizie, non c'è qualcuno che invece ti è dispiaciuto lasciare? No? no. <ride> non vedevi l'ora di tornare. Allora, hai detto, sì. mamma, papà, avevate ragione. Sì, in realtà... No, vabbè, allora, in realtà io sono una persona molto socievole, molto aperta, quindi a teatro. Adesso sono risalita perché ho appena girato un programma su a Roma. Cosa hai fatto? Sì. Possiamo saperlo? E ancora no perché non è uscito Ma televisivo? <ride> o televisivo, televisivo Fied Ma cos'è una fiction? No, 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 um, oh, oddio, come si chiama? Real Time, andrà in onda su Real Time oh. Sì, sì, l'ho girato proprio qualche settimana fa Ho capito! Hai capito? Ah, sì, eh, vabbè ho capito. Lo guardo sempre <ride> Ok, ok Ho capito! Ha girato, sì, quello, sta per uscire, uscirà adesso a... Oh, allora ti sì. cerchiamo bene. Va bene e um, quindi sono risalita e ho ritrovato tutti quelli che erano i miei ex colleghi, i miei amici. Comunque, con, con le persone, io creo quasi sempre bei rapporti. Solo che um, eh, se vai a vedere in percentuale, um, non so come spiegarti, è una. È una cosa che... loro sono comunque sempre agitati, io sono molto sensibile alle energie, no? Sì. E quindi percepivo proprio un campo magnetico-energetico pesante, capito? E si, è... si, viene avvolto. Sì. Esatto, brava, brava, viene avvolto. Ti, e poi ti trascina. E' risucchiato, esatto, è proprio questo. Ma, e poi ti spreme l'energia in una maniera... per quello che ti sentivi svuotata e così sì. stante. Sì, sì, poi io sono tornata e ho fatto così una stagione intera. Cioè ho messo almeno 4-5 mesi per riprendermi. Una stagione intera ho lavorato in un chiosco. È stata un'esperienza bellissima, in un chiosco a Chia. E vabbè, loro mi hanno trattato veramente. Non potevo trovare persone migliori, assolutamente. Ah. Sì, sì, cioè, come al mare è, quindi. Sì, sì eh. come dici il karma, no? Ti, ti ha tolto da una parte, però poi ti ha riequilibrato dall'altra. E quindi sono stata in questo chiosco per 4-5 mesi. Ho iniziato di nuovo a respirare la pace, la calma, svegliarmi la mattina e non sentire rumori eh. esterni, oppure un bagno al mare, oppure un aperitivo con gli amici, ma in relax. Senti, come fai a gestire il lavoro? Nel senso, per esempio, questo, questo format che hai fatto per la televisione, no? eh, hai un'agenzia, ti ingaggiano, vai a fare il profilo, come funziona? Allora, anche questa bella domanda. Ho avuto un'agenzia a Roma, però eh, sono piuttosto ribelle come persona e quando hanno iniziato a pretendere la mia immagine, cioè che io non, non potessi fare delle cose che a loro non andava bene... Ah. Allora lì ti chiedevano un po' di diritti praticamente sì, esatto. esclusive. Esatto, brava le esclusive, ora non mi veniva. Quindi non, non mi è piaciuto molto, quindi preferisco lavorare attraverso conoscenze ah. di amici oppure trovando i casting, sono iscritta praticamente a tutte le piattaforme, ah. li trovo, li cerco, faccio le, le mie domande. Poi una cosa che mi ha veramente aiutato tantissimo sia nel lavoro che nella vita è questo pensiero. Al massimo non mi prendono. <ride> Non succede nient'altro. Che tipo di ruolo ti piace fare? Boh, bella domanda anche questa, unita a tutte le ti altre. Ti senti più drammatica o più comica? Forse il comico è difficile. Allora, ma lo sai che comico e drammatico sono, sono, secondo me, molto collegati? Ieri un mio amico mi ha fatto una domanda, ora appunto lavoro in un teatro circo, quindi... Abbiamo... Teatro circo? Infatti volevo arrivare alla circense. Sì. E ieri un mio amico mi ha fatto questa domanda appunto e mi ha chiesto, ma tu eh, usi l'arte per evadere? La domanda mi eh, ha colpito proprio, è colpito e affondato. All'inizio sì, all'inizio sai quanto, mh, non so se gli artisti sono comunque delle anime inquiete, no? E attraverso l'arte tirano fuori quello che hanno dentro e la, la risposta all'inizio sì, è così. Poi tiriamo fuori il meglio di noi. Esatto, e poi invece... Quindi ci appunto, aiuta a cancellare... Il Adesso si è integrata, cioè, l'ho accettata, si è integrata e io sono felice di essere questo. Magari all'inizio mi sentivo diversa, no? magari mai al, al posto giusto, in società perché tutti magari pretendevano. Invece ora mi sento accettata da me stessa. Quando è che hai iniziato e quando è che hai capito voglio fare l'attrice? Allora, ho iniziato vabbè da bambina praticamente. Mm. Sì, sì, sì. Quindi tu eri espansiva, però non, avevi, non eri timida. No, 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 non sono mai stata timida. Anzi, mia madre mi racconta sempre che ho iniziato prima a parlare che a camminare. <ride> Quindi la chiacchiera è sempre stata il mio, il mio punto forte. Da ragazzina, tipo, creavo mh, con le mie compagne di classe magari qualche spettacolino da portare a fine anno. Mm. Boy, già coreografa, già produttrice. <ride> sì, diciamo che sono contenta di saper fare bene questo, <ride> e poi il resto non si sa. Eh, ho iniziato così quindi con. Um, con qualche spettacolino da proporre alla fine del, delle scuole. Poi mio padre aveva un'associazione culturale, quindi anche cultura sarda, ce l'ho proprio nelle vene, capito, balli sardi, la musica. Quindi tu hai tanto sostenuto su questa scelta di carriera? Sì, 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 sì. Sono, stata, sono stata molto sostenuta da, dalla mia famiglia, dai miei amici e specialmente da una mia carissima amica che quando mi ha visto a Roma io a un certo punto a Roma ho iniziato poi a non far più teatro a dedicarmi proprio a trovare un lavoro stabile sai, le classiche cose ah, sì? addirittura volevi cambiare mestiere? Sì. <ride> sì, sì, perché non mi ero persa proprio e questa mia amica mi ha detto no, tu non sei questo, io ti conosco oh, e tu devi fare questo, sì senti, qual è stato lo spettacolo o diciamo l'ingaggio più importante che hai fatto fino adesso? eh... Eh, se, se parliamo a livello affettivo oppure a livello diciamo di, di carriera? Entrambi dai, okay. eh, i più significativi puoi anche raccontarmi, okay. um, o di formazione. Ecco sì, uh, serve tempo per pensare. Allora, sicuramente il più, quello che tengo, a cui tengo di più è uno spettacolo che ho creato io, che ho scritto, portato in scena. Sì, avevo 24 bimbi che lavoravano con me e li formavo e poi li ho portati in scena, li ho diciamo cresciuti. Ecco, questa roba è durata per tre anni e poi per vicissitudini varie ed eventuali, insomma, come tutto è impermanente, anche questo è stato impermanente, però vedere questi ragazzini, questi bambini che si formavano e che eh, riuscivano ad entrare nella magia del teatro. È stata l'esperienza più bella in assoluto che abbia fatto. Ha dato molta soddisfazione? Moltissima, moltissima, sì. E come li hai scelti questi bambini? li hai fatto i casting? Ma no, no, è una scuola di teatro, no? L'ho aperta e chi è venuto? Poi lì c'è stato il lavoro da fare mio, perché il mio è stato l'incipit, no? Dopodiché il lavoro grosso l'ha fatto il gruppo. Ho dato le linee guida, questa è una cosa che puoi portare avanti, ma sì, sì, infatti ora col Teatro Circo stiamo facendo. Ecco, Cos'è il teatro circo? Il teatro circo, diciamo che anche questo è proprio un'esclusiva della Sardegna, Ah, ok. E abbiamo una struttura aerea dove esterna, ok? dove possiamo montare all'esterno eh, tessuti, cerchio, trapezio, poi abbiamo fuoco, una, sì, abbiamo anche i trampolieri, è eh, molto bello. Teatro circo che cos'è? È un connubio tra la drammaturgia teatrale e quella che sono poi i numeri delle arti circensi. Ah, ma che spettacolo, dove lo vediamo? Devo venire assolutamente a vederlo. Che Bello, sì. Allora, adesso stiamo, abbiamo vinto una, un bando, sì, sì, e quindi abbiamo un fondo. Abbiamo deciso di portare questo, questi laboratori nelle quattro province della Sardegna. E, insomma, eh, facciamo questo laboratorio per ragazzi e alla fine di questo laboratorio gratuito facciamo lo spettacolo. E Lo spettacolo è nata dalla Luna, è presa appunto dalle, dalle storie di Italo Calvino. Sì. E, e niente, vedi, devi vedere i bimbi come si affascinano di quello che è l, appunto il mondo del circo. Perché gli aiuta okay, a coordinare i movimenti, ma proprio a sentirsi uh, fuori dalla zona comfort, no? Sai dove c'è quel limite, che c'è la mamma che ti dice: no, quello non lo devi fare, invece no, lì si sentono liberi di farlo. In più con sotto la drammaturgia teatrale, con sotto una storia, un qualcosa da raccontare. Un qualcosa Sarà spettacolare, da perché sì. poi i bambini sono anche spericolati, non, sì. non <ride> hanno problemi di equilibrio, queste <ride> cose. Ma senti, dove troviamo gli indirizzi per cercare le, le date? Allora, abbiamo la, il sito, non so se io, io posso, assolutamente. Posso ah, ok, perché prima ho evitato di citare tutto quello no, che. No, hai. cita tutti perché vogliamo che, che ti seguino. Eh. Ok, noi siamo a Teatro Circumacus. Ok, Le potete trovare sia su Facebook, su Instagram, ci potete trovare là. Teatro, circo. Macus Machus. Sì, okay. e adesso stiamo facendo questo qua, poi in estate abbiamo un festival importante, è il nostro primo festival. Diciamo che l'associazione è in piedi da più di vent'anni. Però da quest'anno stiamo proprio realizzando, cioè sono entrata nell'amministrativo nell e stiamo realizzando qualcosa di, di bello, speriamo. Quindi oggi tu ti occupi di questo, cioè lo fai proprio di mestiere, proprio per... che, che lavoro fai? L'attrice? Sì, <ride> sì. Sei realizzata? Molto, molto. Ehm, ovviamente dentro di me ho anche la paura, quella paura che è collegata a... Allo, che è troppo bello... Speriamo non finiscano, però queste sono delle ansie. Ce ne uh... saranno altri. Ah, certo, es es esatto, e quando mi viene quella dico, ok, al massimo <ride> finisce. Guarda, uh, abbiamo, sì. abbiamo visto tutti sulla nostra pelle, noi artisti, anche mm. in tempi di pandemia, che ci siamo. Mm ritrovati a fare cose che non sapevamo di, di fare. Sì, ho lavorato con un fotografo, ho fatto eh. Eh, fotomodella per shooting e dicevo ma quando mai invece, no. <ride> invece sì. Ehm, e poi ti dicevo lì attraverso il noi artisti, no? Quando ci colleghiamo tra di noi facciamo magie, no? Perché poi tu mi presenti un'altra persona, un'altra persona allora lì gli equilibri... Eh, C'è un matching perché ci si incontra, con, si, è, si è tutti allo stesso livello, no? Esatto. E quindi è più facile comunicare. Esatto, infatti ora eh, devo andare anche a dare una mano ad una compagnia laziale che si chiama Crono Teatro a organizzare il loro primo festival. E sono stati veramente, veramente meravigliosi. Lui è una, un mio amico, un artista sardo, si chiama Ivo. Eh, Randaccio Ivo Randaccio eh, mi ha dato questa quest idea. Mi ha detto: Dai, perché non sali e ci aiuti a organizzare questo festival? Il loro primo festival sono quattro ragazzi con un, veramente speciali e con tantissima voglia di fare. Quindi non vedo l'ora. Camilla. Vogliamo seguirti sui social, ci sei: nome, cognome. <ride> allora Mm, su Instagram cami.vargio mentre su Facebook camilla vargio okay. senti domus de maria ci sono diversi talenti conoscevo anche abbiamo un amico in comune secondo me ci siamo già conosciute che faceva il pugile Lorenzo uh -huh. <ride> sì lui è stato anche il mio coach <ride> ma dai perché Mi lui amica. Eh, perché lui viene da Bergamo Sì sì, ah ok <ride> dai Siamo dallo stesso paese Come entriamo in, uh, in contatto, sì. caspita sì, sì, Mi è sì. fatto venire in mente che dobbiamo fare una visita anche a lui, intervistare sì. anche lui oh, yes. Allora senti, cosa vorresti fare da grande? Cosa voglio fare da grande? Allora, mm, mm, mm. sicuramente mi piacerebbe moltissimo unire la mia passione per uh, le arti dello spettacolo, alla spiritualità. Oh, sì. caspita. Ma perché sei credente o una spiritualità particolare? Sono buddista, sono battezzata buddista. Mi sono battezzata otto anni fa. Ma dai! Sì, 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 sì. E, e lì ho riscoperto proprio che con l'arte e la meditazione si possono fare delle robe pazzesche. che ti ha fatto scoprire il buddismo e ti ha fatto appassionare? Bella domanda. Allora, chi me lo, da, sempre da piccola sei quest'animo inquieto, ah. no? Ehm, lei la ama. Allora, ho iniziato a curiosare proprio in modo generico sulla spiritualità, ho letto di tutto, ho letto i testi indiani, ho letto tutta la Bibbia, <ride> sono letta... Sai, eh, quando non ti basta, quello Quindi, che lei allora di religione partecipava <ride> sì, sì. E, e contestavo anche tutto. <ride> Perché il bello è proprio questo qua. Infatti lo voglio dire ai bambini e ai ragazzi, non volevamo, nessuno vuole mai fare religione pensando che non ti servirà. E invece è importantissimo sapere anche per avere un'opinione tua, esatto. per poi scegliere. Sì, esatto. E allora poi durante un periodo molto complicato della mia vita, molto molto complicato, ho avuto una perdita grossa di un caro amico. E stavo cercando così cosa fare, cosa non fare, non ce la facevo a stare, insomma, dove stavo. E allora mi hanno consigliato questo centro buddista che si chiama Istituto Lama Zon Kappa. Dove? In Toscana, è meraviglioso. Ci sono i lama tibetani, proprio, sì, loro. E c'è anche il mio maestro, quello che mi ha dato rifugio. E sono stata là a fare la volontaria per qualche tempo. Sì. Non, pensavo, non sapevo si potesse fare. Cosa mi dici? Mi stai aprendo un mondo fantastico. Sì, assolutamente, no. ero indecisa tra il convento. No! Vado dai buddisti. Sì, sì, mi sì. guarda male il camera. Vuoi... Sorella Bat non mi ci... Se vuoi, io tra un po' parto per un, uh, per un ritiro sempre sì. vo di volontariato in un centro spirituale. anch'io? Vieni, vieni, in un centro spirituale, però in Spagna. Andiamo a Maravalle si chiama, sì, E lì fanno ritiri: fanno ritiri di yoga, cerimonia del cacao, c'è cioè, comunque tanta convivialità. E... Mamma, che meraviglia! Adesso ho capito quando tu dici sono molto sensibile mh, e sento le energie delle persone. Infatti, ma anche io la tua la, tua la sento, la pelle d'oca. Wow, grazie. Davvero, ma anche io mi sento un portatore sano. Sono felice <ride> di averti. Sono felicissimo anch'io perché... Sì, di averti conosciuto. Niente un caso, no? no. Quando, quando, eh, esatto, quando poi ti dicono Eh sì, però ma, mi è successo questo, sfortunata, fortunata. Non esiste. Non è vero, non è vero, ce le andiamo a cercare, assolutamente. Senti, ehm, ti rifaccio questa domanda: cosa vuoi fare da grande ah. e quali sono gli. Diciamo, io per esempio, dico sempre che voglio presentare Sanremo, tu cosa vorresti ah. fare? Allora. Eh, mm. Allora, 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 innanzitutto laurearmi, che mi mancano due esami, Brava. sarebbe carino. <ride> Seconda cosa, proprio creare un'associazione un stabile, cioè magari col tendone, col circo proprio, dove possiamo ospitare. Um, attori, possiamo ospitare altri circhi così e poi creare una rete di, uh, di collaborazione internazionale. Questo mi piacerebbe, spostarmi, avere la base qua in Sardegna perché per me è una cura tornare qua a casa, però poi spostarmi nei vari posti per uh, collaborare con le realtà locali che sono secondo me preziose. E sì, quindi magari creare questa, questo circuito di persone consapevoli, ok? è di persone che sono in viaggio, in cammino verso la propria spiritualità, utilizzando magari dei metodi di espressione corporea, vocale e musicale, che è veramente una magia. La fiction? <ride> no, la fiction... Ma sai che cos'è? Alla fine... Ti vedevo bene un posto al sole. <ride> allora, diciamo che io non guardo televisione ormai da tanti anni, la televisione classica. Però quello che dico, no, non lo, non lo direi a nulla, cioè, ci mancherebbe, anzi, è, anzi sarebbe una, una benedizione qualsiasi cosa perché al giorno d'oggi è importante no, essere contenti C'è una film commission molto forte in Sardegna, vero? Sì, 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 sì. Sono... ci sono anche bei talenti qua in Sardegna, sì, anche come cantanti, come, come attori, sì. L'unica cosa è che magari ci mancano un pochino mm, luoghi fisici, no? Stabili, tipo degli studi, delle robe così. Facciamo un appello infatti di fare degli studios esatto. perché servono veramente, infatti vanno quasi tutti via. Sì esattamente, infatti non, non sarebbe così se magari ci fossero un pochettino più, più strutture, ecco più strutture, più fondi, perché comunque servono i fondi. Sei Sulla piattaforma IDM? No. No, 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 no. cos'è? È la piattaforma più famosa al mondo per gli attori? Ah. Ci sono tutti. IDM? IDM, sì. C'è la base, il professional, è, è un, come un LinkedIn, uh -huh. ma di attori, attori, registi, uh -huh. e wow. tutti quelli che hanno un credito. Okay. Quindi se hai lavorato per una compagnia, tu entri lì e puoi vedere il credito. Ah, e lì, fa, lì cercano molto anche... No, te lo dico perché facendo regia eh, ho fatto parte anche di, di un film quando, nei casting, io risulto, ho un credito su questa piattaforma. Sì, so, well. e, cosa succede? Che eh, in questo caso il produttore quando cerca degli attori, per esempio, non so, deve fare un casting in Sardegna... Cerca sulla piattaforma mm -hmm. e vede tutti i crediti che hai. Ah, ok. Perché io. Utilizzano questa piattaforma. Ok, perché mh, io mh, ho contatti personali, capito? Magari con, ah, con persone con tanti, registi, ah, produttori. Sì, ti produttori esecutivi soprattutto fanno questo tipo di scelta. Okay. Sì, te lo dico, te lo dico sì, per sì. esperienza. Quindi. Grazie. Prego. <ride> ho fatto da poco un, uh, sempre un casting. Per una pubblicità di una notissima marca ah. <ride> che non posso insomma citare ancora perché. No. Ah, per uno spot pubblicitario. Spot sardo, però, una marca importante sarda. Abbiamo capito! Abbiamo capito molto bene! <ride> che, Ottimo! Che, sì, sì. E ho contattato direttamente la, la casting director. Eh, sì, sì, così. Vediamo, non si sa. Cer ti cerchiamo. Mm -hmm. Perché secondo me avrai dei crediti. Perché qualcuno avrà. Perché quando uno compone un cast, mm -hmm. eh, poi se è corretto, se è una, una persona che poi si eh, avvale anche di collaborazioni internazionali, questo anche dall'estero, ho capito? Ah, ok, <ride> Grazie. Va ah, bene, andrò a cercarmi anch'io, chissà sì. se mi ritrovo da qualche parte. Ci sarai, ci sarai, sì, e puoi aggiungere la tua foto, perché se non lo gestisci non, non ci sarà la foto in questo momento, a meno che sei famoso e allora vieni creditato un po' come Wikipedia, mm, okay. e allora automaticamente ti si crea. Ecco, tra dieci anni così. <ride> Su Wikipedia? Sì. <ride> Guarda una cosa che mi ha sempre aiutato moltissimo nella vita è il senso of humor sì. L'ironia ci salverà la vita L'ironia sì veramente, cioè, io ce l'ho di tutti i colori, ce l'ho black, <ride> ce l'ho quella simpatica oh è, è fondamentale, cioè, anche nei, nei momenti peggiori se tu tiri fuori l'ironia cioè anche se, perché tanto non ci puoi fare niente una delle frasi che, che diceva Dalelama Lama spero di citarlo nel miglior modo possibile è se c'è un problema se hai una soluzione non ti preoccupare c'è la soluzione se non hai la soluzione non ti preoccupare comunque tanto non, non c'è la soluzione io dico sempre non esistono i problemi esistono le soluzioni che questo è il modo di affrontare e soprattutto se l'affronto bene, tanto non cambia, c'è lo stesso, se l'affronti meglio esatto. aiuti, ti aiuti da solo, si è importantissimo. È anche oh, sì, si è anche molto più lucido, cioè, quando c'è un problema se ti fa venire l'ansia oppure… No, poi vedere già la soluzione vuol dire superare già il problema. Esatto. È un consiglio che dobbiamo assolutamente dare a quelli che, mamma c'ho sto ah. no io penso già alla soluzione, Ottimo, per questo siamo sulla stessa e lunghezza. Capita spessissimo anche quando rimango a piedi di benzina, <ride> che penso già chi devo chiamare. <ride> Visualizzazione, no? Vedi già fatto? Questa qua è l'ironia, vedi, <ride> anche di trovare. <ride> gli escamotage, sì, sì. sì perché poi alla fine siamo benedetti protetti sì. dobbiamo solo connetterci con quella che è quel tipo di energia ti, ti stavo mi hai fatto venire in mente una roba io tre giorni fa ho fuso il motore della mia macchina sì, ok proprio fuso alle due del mattino e con l'1% di batteria <ride> ho, detto, ho iniziato a vedere proprio il fumo dal cofano ho detto vabbè oh, addio cioè il primo impatto di una persona Magari vede i problemi e non le soluzioni, sarebbe stato no, vabbè, ora che faccio? è finita. Invece no, cioè alla fine devi agire come dicevi tu: prendi, chiami un per cento, ok, chiami poi la seconda soluzione era allora, vabbè, il paese più o meno a 50 minuti di camminata, eh. ce la posso fare e tutto quanto. O anche il fatto di, eh, di dire oh, adesso devo spendere questi soldi perché non ce li ho. Invece l'ho visto come era l'ultimo pezzo che mi portavo dietro della mia vecchia vita. Oh, questo cambio. Infatti, il destino ha più fantasia di noi esatto, esatto, esatto. Se lo lasci fare, è fatta, Davvero, eh? mm -hmm. soprattutto, come abbiamo detto prima, rapportiamoci sempre con le persone che hanno il nostro stesso equilibrio. Sì. Perché se no, lottiamo contro i mulini a vento. Sì, sì, infatti aspetta anche quell'altra roba. Che noi siamo la somma delle cinque persone che frequentiamo di più. Oh, questo non lo sapevo. Sì. Sì, sì, perché comunque eh, considera che eh, le energie che ci sono intorno a noi, comunque anche se tu magari puoi meditare, puoi stare tranquilla, però se hai una persona a fianco che è sempre nervosa e tesa, un'altra che si lamenta in continuazione, anche lamentarsi in continuazione non è positivo, no? Ecco. E allora allontano clamorosamente. Ecco. Allora lì tu inizi a entrare in un mood che non è il tuo. E quando è, quando è così, la cosa più importante da fare, secondo me, è sì, con passione, però, dire: questa non è roba mia. Questa è roba ti posso aiutare, ok? Però non me lo accollo. Però tendenzialmente, le persone, posso dire come noi, come voi, che se vi sentite molto simili, ehm, essendo carismatiche, un po' attiriamo questo tipo di persona. Eh sì, 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 è vero. Sì, sì, sì. attiriamo spesso persone che vogliono mangiare. Essendo da... buoni, ancora peggio. Sì, sì, infatti, infatti a Roma ho avuto un'esperienza un molto forte di questo tipo. Ehm, e il fatto è che quando brilli di luce ok, ora non, non, non voglio tirare fuori l'ego però. No. Ci sono delle persone che magari non, non, non si autoprendono la loro responsabilità perché noi, per brillare, comunque ci prendiamo la nostra responsabilità. Va male, pazienza. Lo rifaccio, lo rifaccio fino a quando dici: Ok, oggi sono vivo, respiro ed è una benedizione. Quelli che non si vogliono prendere la loro responsabilità allora ti si attaccano sì. e mangiano da te. Sì. e Vivono di luce riflessa sì, sì. e quasi sempre, quasi sempre ti combinano qualche disastro. Sì, sì. Però anche questo è stato un grossissimo insegnamento, perché uh, ho detto "Sono finita in una relazione tossica". Ok, Camilla, se tu sei finita in una relazione tossica, perché a tua volta hai delle robe da lavorare. Se tu non permetti che ti facciano del male, male non te ne fanno. Oh, ma poi si sta più attenti, vero? Eh? <ride> sì. Se me le guardo bene di quelle cinque intorno. <ride> E soprattutto il contratto a tempo determinato, è così. È così. Allora, senti, Camilla, starei a chiacchierare, ma andremo avanti a chiacchierare. Eh, vuoi salutare qualcuno? Vuoi dare qualche consiglio a casa? Ah si sì, saluto. Vuoi ringraziare qualcuno che ti ha sostenuto? Wow, questi sì, i ringraziamenti sono, sono fondamentali. Ringrazio le, le mie amiche di sempre. Quelle che hanno creduto in me, perché poi, poi alla fine mi commuove, aiutano, va bene, cercherò no, di non no, tono. Alziamo l'odio se ti commuovi. <ride> piange sai che... che mi piace la tua verità. Sì. Eh, le persone che mi hanno, mi hanno ricordato e mi hanno riportato alla mia essenza, e anche, specialmente anche a quelle che invece non hanno creduto nemmeno un minuto in me, perché anche quelle sono da ringraziare, perché sono state delle, delle prove, delle sfide. Che mi hanno permesso di dire no, di credere io in me stessa e di dire no, io sono questo. Allora, ci vediamo eh, dai buddisti, Ci vediamo eh, perché. Istituto vi... Amazon K. <ride> Ma soprattutto ci vediamo al circo. Come Assolutamente sei? sì. Teatro Circo Marcus, quest'estate saremo un po' in tutte le piazze. <ride> Cerchiamola, eh, mi raccomando. Ciao a tutti, alla prossima!